Chi è Deborah Corsi? Deborah Corsi sono io, mi sono impegnata e improvvisata all'inizio, adesso sono già diversi anni che svolgo questo lavoro con tanta passione. Sono venuta alla Perla nel 92, è stato un percorso divertente, nello stesso tempo anche faticoso, perché non avendo fatto una scuola e nemmeno visto altri chef come lavoravano, ho iniziato piano piano da zero. Come definiresti la tua cucina? La mia cucina è una cucina creativa, tradizionale. E l'ispirazione di un nuovo piatto come nasce? Dal mare soprattutto, che è fonte di ispirazione quotidiana, e poi anche dal percorso che una persona ha fatto nella sua vita, no? Quindi anche risalendo a delle immagini che hai visto nel passato, vedendo lavorare anche un tuo familiare, come può essere la nonna, oppure anche vai a fare la spesa, ti colpisce anche una casalinga che prende un oggetto e magari può essere anche quella fonte di ispirazione o anche un'emozione di un qualcosa che ti avviene in un momento particolare della tua vita. Ci sono anche dei momenti in cui il piatto non viene, forse lì bisogna non andare in crisi, no? Perché tu vuoi per forza creare un qualcosa e lì non verrà mai. Nel tuo ristorante offri tanto pesce povero, pesce sì, azzurro? Sì, abbastanza. Perché? Perché, un po' devo essere sincera, tutto è nato per un piatto che doveva essere, era un concorso di pesce azzurro, e lì nacque il mio cacciucchino avvolto in cestino di pane, fatto solo tutto, dal sugo poi al pesce che mettiamo all'interno con il pesce azzurro. E lì è nato, diciamo, poi lo studio e l'approfondimento di un pesce povero che è importantissimo per la nostra salute. Sia per contiene grassi insaturi, quindi previene il colesterolo, quindi a un livello salutistico è importantissimo mangiarlo e quindi proporlo sempre all'interno del nostro ristorante, ma anche poi per i colori che ha il pesce azzurro, che sono inconfondibili, quindi a livello cromatico aiutano tantissimo anche nella presentazione del piatto, e poi è anche buono, cioè, quindi lavorare in maniera creativa è sicuramente interessante. Piatto della vita qual è? Il raviolo trasparente e i gamberi rossi, oltre al cacciucchino. Che è fatto il mio primo è stato il cacciucchino, quindi il cacciucchino ci sarà sempre nella mia carta, questo è. E il raviolo trasparente e i gamberi rossi perché è stato forse il piatto che ha fatto conoscere la Perla con la struttura nuova. Possiamo raccontarlo velocemente? Il raviolo trasparente, sì, raccontarlo è un raviolo dove non c'è pasta all'uovo, è una pasta solo di farina zero e acqua, quindi una pasta molto elastica che riposa un giorno in frigo, poi viene tirata sottilissima e all'interno viene messo un gambero crudo, rosso, ricoperto un altro strato come si fa un raviolo tradizionale, e poi cotto al vapore. Quindi un raviolo essenziale, il pesce cotto in maniera più essenziale possibile. L'importante è mantenere la texture del gambero, quindi un gambero croccante e succoso. Questo era il mio finale, che sono una grande amante dei crostacei. Cioè, mi piace fare i dolci, non li mangio, ma i crostacei li adoro. Quante ore passi nella tua cucina? Dalle 9 alla mattina fino alle 4 e mezzo vado a prendere la bambina e si rientra alle 6 e mezzo fino alla sera, mezzanotte. E nel giorno libero cucini a casa? Nel giorno libero no, vado a mangiare fuori.